It's not as impressive as those of the Sagrada Familia. But when we talk about basketball, the real tower in Barcelona is without doubt Denis Marconato. The Italian big man, in his third season at the Blaugrana, is one of the points of reference for the team of coach Xavi Pascual. Also crucial for Barça in reaching the playoffs. Il nostro obiettivo dopo la partita di ieri, che abbiamo sofferto moltissimo, però l'abbiamo portata a casa, l'abbiamo vinta col cuore, come dici te, e credendoci fino in fondo. E questo è il nostro spirito. Adesso ci dobbiamo credere fino in fondo. Siamo tra i primi otto. Abbiamo un Maccabi, però sappiamo che è forte, però anche loro sanno che noi siamo forti. Quindi è una serie aperta e dobbiamo arrivare a Madrid. Il Maccabi non ci spaventa più di tanto, sappiamo che è una grande squadra, non ha cominciato bene, però ha sempre quello. Il Maccabi è sempre il Maccabi, che alla fine riesce ad arrivare alle Final Four, riesce a fare grandi risultati lo stesso, però anche noi siamo qui e abbiamo la possibilità quest'anno poi di fare un gran risultato. Anche noi abbiamo avuto le nostre difficoltà e penso che adesso possiamo risolvere tutto. After a long career with the Italian national team and club teams, Benetton Treviso and then FC Barcelona. But what was the strongest opponent? Non ce ne sono, diciamo che sono tutti forti e da Papadopoulos, che è una fatica a marcarlo, di Madrid, anche a un giocatore del Panathinaikos come Battista, che è molto mobile, cioè, tantissimi giocatori. Forse l'unico potrebbe essere, non so, adesso non mi viene in mente, però io ho marcato un paio di volte Sabonis o Yao Ming, sì, sono giocatori questi che sono più alti e ho difficoltà, insomma. A companion that more than others have been taught is certainly... Ma io ho imparato moltissimo da Rebraca, e da quando l'ho avuto a Treviso ci giocavo contro, ho cercato sempre di imparare da lui i movimenti rapidi, tutta la sua tecnica. Forse lui è l'unico a cui mi sono ispirato. But what are the secrets to become a real tower? Ma i consigli posso dargli di migliorarsi il più possibile in tutti i movimenti. Poi alla fine ci sarà un movimento che prevale più di tutti, potrebbe essere il gancio, il tiro, qualsiasi cosa. Però alla fine, se uno si migliora in tutti i movimenti, in un momento nella partita, nel gioco, può sempre utilizzare un movimento diverso dal suo, se viene marcato bene, insomma.